Il primo arrivo in salita del Giro d'Italia 2018 è oggi, durante la sesta tappa, con i corridori che dovranno percorrere 164 km da Caltanissetta all'Etna. I primi 10 km sono in leggera discesa, poi la strada inizia a salire gradualmente verso il traguardo volante di Enna, posto dopo 28 km. Segue poi un tratto di saliscendi in cui è posto anche il secondo traguardo volante, quello di Piazza Armerina, chilometro 60. Quindi tratto di discesa per entrare nella provincia di Catania, dove i corridori troveranno un lungo falsopiano fino a Ponte Barca, dove invece la strada inizia a salire leggermente. A Ragalna inizierà ufficialmente la salita finale sull'Etna, che misura 15 km con una pendenza media del 6,5% e massima del 13%. I tratti più duri sono i 10 km e i meno 5 km, mentre l'ultimo, attorno al 5%, porterà i corridori sull'inedito traguardo dell'osservatorio astrofisico dell'Etna. Su questa durissima ascesa finale vedremo quindi il primo vero scontro diretto tra i favoriti di questa corsa. Fabio Aru, Domenico Pozzovivo e Davide Formolo sono pronti a far sognare i tifosi italiani e cercheranno di essere sicuramente protagonisti nella scalata al Vulcano, mentre Chris Froome, il favoritissimo Chris Froome, dovrà provare a recuperare il distacco accumulato fino ad ora da Tom Dumoulin. Mondo Sportivo naturalmente vi aspetta al traguardo per raccontarvi la corsa e darvi le classifiche di giornata.